Vuoi battere il nuovo boss finale di Granblue Fantasy e iniziare a farmare quei succulenti e potenti sigilli? Salve gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi vediamo come affrontare Lucilius e alcuni consigli che abbiamo imparato dopo averlo completato più volte con random nel party. Anche se le fight potrebbero sembrare difficili all'inizio, conoscere certi trucchi le rende molto più semplici, quindi vediamo alcuni dei pattern e dei consigli più importanti per aiutarvi e magari scrivetemi nei commenti se l'avete battuto e se avete qualche tecnica che non pensate che le altre persone conoscano. Ok, let's go! All'inizio della fight, Lucilius inizierà con il suo attacco signature Paradise Lost, e questa è una mossa fondamentale che può facilmente cogliervi di sorpresa. Una delle meccaniche principali che dovete superare durante tutta la fight consiste nel minimizzare il numero di volte in cui lui lancia questa mossa, riducendo così il numero di morti ed evitare di consumare la barra dei res. Tuttavia, non avete scelta se non sopravvivere alla prima, perché è così che inizia la fight. Ciò che dovete fare è semplicemente evitare l'AoE sul pavimento, questo include cerchi e linee, quindi difendere e schivare sarà molto utile. Uno dei modi migliori per evitare queste AoE viola è rimanere in movimento. È bene sapere che potete fare una schivata perfetta su questi AoE a terra, ma una cosa che vi coglierà di sorpresa è l'ampia AoE a forma di fascio viola che sembra generalmente uscire dal nulla. Per evitarli dovete guardare attentamente i sottili flash di linee viola sul pavimento che indicano che sta per arrivare un fascio in quella direzione. Questi fasci coprono generalmente una vasta linea attraverso tutta l'arena, quindi dovete muovervi, difendervi e schivare perfettamente per evitarli. Un metodo alternativo per rendere la vostra vita molto più semplice in questa fight è portare un Vayne nel vostro party, perché possono dare invincibilità e praticamente saltare tutta questa fase dopo Paradise Lost. Dopo aver fatto Paradise Lost, Lucy passerà poi al suo set di mosse d'attacco normali e qui potrete cominciare a infliggere danni e dovrete prestare attenzione ad alcune delle sue mosse più forti durante questa fase. A vari intervalli, Lucy evocherà queste orb viola dal cielo. La cosa più semplice da fare è bloccarle o schivarle perfettamente. Inoltre, è facile sapere quando questa fase sta arrivando basandosi sull'area viola che preannuncia il cast. Se vi colpiscono, applicheranno un debuff di skill seal che può influenzare il resto della fight bloccando la tua possibilità di utilizzare le skill. Un altro attacco che Lucy può fare e che coglierà sicuramente di sorpresa molte persone sono i suoi fendenti rossi AoE, e ci sono due versioni di questo, ma comunemente sembra fare uno e poi un altro attacco subito dopo. Essere colpiti da entrambi vi ucciderebbe all'istante, praticamente in tutti i casi, quindi è meglio evitare questi movimenti e impararli. Vi prego, non siate come me che, pur sapendolo, decide di ignorare la questione e farsi uccidere come un pirla. Può essere difficile reagire a questi attacchi perché sono molto veloci, ma una cosa a cui prestare attenzione è che quando Lucilius inizia a girare intorno a se stesso e spingere tutti via con il vento, in realtà dovreste avvicinarvi il più possibile a lui, perché la zona sicura di questo attacco è praticamente tutta intorno a lui in un piccolo cerchio. Ma prendete nota che subito dopo potrebbe fare un altro attacco rosso che è un enorme AoE tutto intorno a lui, quindi preparatevi subito a scappare o schivare perfettamente. C'è anche una serie di attacchi sempre rossi che non sono troppo difficili da gestire, ma a volte si bloccherà su una persona singola nel party e si concentrerà su di loro con una linea rossa lanciando le sue spade enormi e un orbitale su di voi. Questi attacchi sono tutti one shot, quindi dovete schivare per forza. È importante notare che durante la prima fase della lotta dovreste essere in grado di raggiungere un link time, che renderà Lucy vulnerabile per un breve periodo di tempo, quindi dovreste mirare a fare quel link attack dopo aver inflitto abbastanza danni. Una volta che la sua salute sarà intorno all'85%, inizierà un attacco chiamato Seven Trumpets, ovvero una serie di prove che dovrete superare con il vostro party per liberare Sandalphon. La prima prova è forse la più confusionaria per i nuovi giocatori che la vedono per la prima volta, perché ci saranno molti cerchi di colore diversi sul pavimento che si muovono tutti insieme. In realtà è super facile. Tutto quello che dovete fare è scegliere un colore e toccarlo. Tutti gli altri cerchi diventeranno viola tranne quelli del colore che avete scelto inizialmente e inizieranno a ruotare. Il vostro compito e quello del vostro party sarà di andare a toccare gli altri cerchi del colore che avete scelto inizialmente. Ripetete questo per ogni singolo colore fino a quando tutti e 16 cerchi non saranno scomparsi. Fate attenzione a evitare i cerchi viola e le AoE che arrivano dai bordi verso il centro mentre vi occupate dei cerchi colorati. Potete fare schivate perfette o saltare sopra queste AoE mentre lavorate con il vostro team per spuntare ogni colore uno alla volta. La prova successiva ha un tema simile, ma in questo caso dovete colpire una delle grandi orbe colorate nel mezzo dell'arena e questo farà sì che ne compaiano 4 più piccole in tutta l'arena. Voi il vostro party dovete distruggerle. Ripetete questo processo di colpire un orb grande e distruggere quelle più piccole di quel colore fino a quando tutte e 4 le orbe non saranno state distrutte. Durante tutta questa fase ci saranno laser e AoE in linee intorno all'arena. Potete saltarci sopra o semplicemente bloccarle per rendere questa intera fase molto più facile. La
La prova finale ci vedrà sconfiggere tre spade che vengono evocate da Lucy. Ogni singola spada avrà un diverso schema di attacco e ci piace normalmente puntare alla spada della repulsione per prima, poiché questa attacca utilizzando enormi AoE se non è controllata. Se non completate correttamente nessuna di queste prove, Lucy farà un attacco che debufferà l'intero party, abbassando la vostra salute massima per il resto della fight, rendendola molto più difficile e facendo sì che molti dei suoi attacchi, se non tutti, vi uccidano con un solo colpo. Dopo aver completato le 12 fatiche in questa prova, Lucy inizierà quindi a fare Paradise Lost di nuovo, e questo è sicuramente qualcosa che vogliamo evitare. L'unico modo per evitarlo è fare un Full Chain Burst con tutti del vostro party, che libererà poi Sandalf dalla sua prigione, permettendogli di unirsi a voi per un SBA speciale che farà enormi danni. Se non avete abbastanza SBA per questa fase della lotta, allora vi consigliamo di cambiare il vostro set di sigilli per includere qualcosa che aumenta la velocità con cui otterrete il vostro SBA. Dopo questo, fino a quando non raggiungiamo circa il 58% della sua salute, volete concentrarvi sull'infliggere danni e infliggere break. Lui cercherà di fare Paradise Lost ancora e il vostro compito sarà quello di impedirglielo e portarlo fino al 50% della salute. A questo punto attiverà la sua prossima fase, che è Celestial Fusion, che lo metterà in una forma potenziata e introdurrà un nuovo elemento alla lotta chiamato Final Rebellion. Questa è un'altra fase che dovete imparare e sembra pazzesca all'inizio, ma in realtà è abbastanza semplice una volta che vi ci abituate. Verranno evocati dei cerchi sulle vostre teste e tutti nel vostro party dovranno correre lontani gli uni dagli altri, in modo che questi cerchi vengano messi sul pavimento. Lasceranno dietro di loro una bolla che vi debufferà, quindi volete evitare di toccare qualunque cosa viola. Alla fine di questa fase inizieranno ad apparire laser e AoE, e la cosa migliore che potete fare qui è schivare nel laser o negli AoE, in modo da guadagnare invulnerabilità e magari un po' di spazio di manovra. L'ultima parte di questa fase è un'enorme orb che verrà evocata e poi lasciata cadere al centro dell'arena. Quello che volete fare è stare sul bordo dell'arena e saltare dopo l'impatto per non essere colpiti dalla shockwave che viene rilasciata subito dopo. Sembra abbastanza incasinato, ma è abbastanza facile da evitare. Dopo di ciò si ritorna sulla sua fase di attacco normale e dovete solo fare DPS e sopravvivere. Quando arriva una salute molto bassa, intorno al 15%, inizierà una nuova fase chiamata Gopherwood Arc. In questa nuova fase il boss inizierà ad attaccare lungo l'intera arena sotto forma di raggi, lasciando linee che indicano dove sta per attaccare. Se avete giocato un pochino il gioco dovreste sapere come gestire questa mossa, perché tanto l'abbiamo già vista ripetute volte. Assicuratevi di evitare le linee e bloccare se proprio necessario. Infine, Lucy ha un ultimo asso nella manica, si tratta di un altro damage check che dovete completare, ma questa volta dovete stare attenti a tutti gli attacchi AoE sul pavimento che le sue spade vi stanno tirando contro durante questa fase. In questa fase dovete semplicemente menarlo e sopravvivere per vincere. Questo è praticamente tutto ciò che dovete sapere per quanto riguarda la fight e che cosa aspettarvi. Volete rendervela molto più semplice, vi consiglio vivamente di portarvi un Vayne nel vostro party, in quanto vi permette di saltare le fasi finali della ribellione e del Paradise Lost, visto che potete semplicemente stare nella bolla di invincibilità e guardare lo spettacolo dall'esterno. Abbiamo anche scoperto che l'abilità immagine speculare di Yodara è estremamente buona per le fasi di attacco normali, poiché permette di resistere a molte delle sue mosse, quindi qualunque personaggio che può fare da tank per gli altri membri del party, come Vaseraga o Vayne, sarà molto buono per questa fight, e se state giocando con un personaggio con un SBA molto lenta, potreste voler inserire dei sigilli che aumentano la velocità di ricarica per ottenere quel Full Chain Burst. Questo è quanto. Fatemi sapere tutti i trucchi che avete imparato per affrontare Lucilius nei commenti qui sotto, in modo che tutti possiamo imparare insieme come community. E se vi va, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io sono Mibos e ci vediamo nel prossimo video. Spoiler alert, non a caso sarà Vayne. Ciao ciao!